Buon pomeriggio, benvenuti a tutti ragazzi, siamo in live, temevo ci fossero problemi tecnici, per fortuna non è così. Ciao lo Streben, ciao Paolo, benvenuti ragazzi, ben ritrovati, siamo pronti per proseguire la nostra avventura. Ciao Panerico, ciao Dipi, la nostra avventura con Ellie, a questo punto con Ellie, perché stiamo salutando la nostra Dina. Ciao Savior, grazie mille Umberto, grazie dei 14 mesi. Ciao Mattone, batte bottiglia, ciao Gabriele, ciao Mirko, ciao Albi, ciao Mr. Propter, ciao Frabul, benvenuti ragazzi. E insomma, la puntata scorsa è stata parecchio memorabile, devo dire la verità, perché insomma il flashback è stato molto intenso e bello. E poi insomma abbiamo avuto una svolta importante con Dina, insomma, direi che è il momento di proseguire. Carica partita 16, 10, 48. Questo è il più recente. Via! Grazie, Sirius Gabri. Grazie dei 3 mesi. Grazie mille. Sì, il flashback è stato veramente, veramente bello. Probabilmente la parte più bella del gioco finora. E devo dire che mi ha dato non poca motivazione per quanto riguarda quello che vuole fare Ellie. Il discorso di Dina, beh, sai, sul momento anche coinvolgente. Ripensandoci un pochino a freddo, vabbè insomma, un po' così, secondo me. Un po' tirata come cosa, però vabbè, lo sentite. Facciamo proseguire, giriamo la manovella della storia e andiamo avanti. E vediamo soprattutto di cavarcela senza Dina, perché insomma Dina ci ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta. È quello il modo di dire, no? Togliere le castagne dal fuoco, sì. E ci ha tolto le castagne dal fuoco più di una volta e ora non succederà più, quindi bisogna essere un pochino più bravini. Io sto caricamento, ogni volta mi dimentico che c'è. Benvenuti a tutti intanto, benvenuti ragazzi. Sono partito forse un filo in anticipo oggi. Oggi sì, oggi tocca a Delli. Non possiamo contare sul fatto che Dina, grazie Lucasso, grazie dei 6 mesi, non possiamo contare sul fatto che Dina ammazzerà l'ultimo runner o comunque farà qualche headshot. Però è vero, non ci farà fretta nel ravanaggio, è vero anche questo, Sirius Gabri, quindi ci sono lati positivi pesissimo. Devo assolutamente... Shit. Ok, c'è stato di fatto un fast forward. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Non c'è mappa, ho fatto questa cosa per... La rifaccio un secondo. Per verificare se ci sia una mappa di questa zona. Grazie Obamone. Grazie comunque dei 12 mesi, accidenti. E pensavo non si facesse nulla. Aspettate, l'ho fatto pensando... Non ho dato occhiate. Allora, noi siamo arrivati qui. Ci si affaccia là. Siamo già in zona Tommy, se non ho capito male. C'è del presunto. Dove pensiamo che potremmo trovare Tommy. Direi di partire da qui. Senza Dina cambia tutto, eh. Anche perché la usavamo molto come rilevatore. Allora, ricordiamoci la schivata. Siccome sento che qua sarà dura. Allora, abbiamo tantissime opzioni perché avevamo anche quella di prima. Cazzarola, subito così. Aspettate che devo... Tre strade, fra quella di prima, andare a aprire la porta, andare di qua e il camerino. Il camerino jumpscare, quanto è vero... No. A posto. Vediamo qui. Esterno. Direi che da qui ci si ricollega all'area principale. No, va bene, Ellie. Ok, e dopo dobbiamo rientrare da dove abbiamo lasciato a metà
Qua è pieno di insettacci brutti. Guardate lei che reagisce. Devo aspettare qualcosa, a saperlo. Okay, devo assolutamente tornare in mentalità Tlow, eh? Che comunque il lunedì è sempre il giorno in cui è più difficile riprendere il ritmo. Grazie Alberto. Grazie mille del supporto, davvero. E sì, va bene, qua non c'era un cazzo. In realtà voglio tornare dove eravamo prima. Perché un po' più creepy era lo scendere sotto. Porca vacca. Non suona bene sto posto. Porca vacca. Vabbè. Vabbè. Era poi questo. Ok. Forse è solo puro ravanaggio. Abbiamo visto un topo. Ehi, e questo? Un premio per tiro con l'arco? Boris Legashon. Sunnyvale Archery, primo posto. Ah, ma ci sta facendo una telefonata. Questa volta è Druckmann che ci dice stai per trovare l'arco. Immagino, eh. E fi Madonna. Buon compleanno, papà, il miglior cacciatore di clicker di tutta la ZQ. Speriamo che diventi amico nostro questo papà di non sappiamo chi, perché sennò. Insomma, essere bersagliati da un arciere potrebbe non essere il massimo della vita. Ok, qua ci sta dando un pochino di materiali per consentirci un pimp. Vediamo cosa c'è qui. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, forse era meglio perlustrare un po' prima. Abbiamo 73. L'arma lì alla fine non è che abbiamo usato tanto. Qua abbiamo fatto la cadenza di tiro. Cioè la stabilità, la velocità di ricarica, danni e precisione. Sai che ti dico? Danni e precisione. Facciamolo. Facciamolo. Che questa è una buonissima arma. 70 e passa, eh. Avevamo e ci rimane niente. Ma va bene così. Ora lei è lì che ricarica e va bene. Noi qua abbiamo fatto. Andiamo a vedere dall'altro lato della strada. Dove ci eravamo già affacciati a questo punto. Chissà qual è la direzione che dobbiamo prendere. Comunque, allora noi ci siamo materializzati qui. Immagino che qui ci sia il niente. Esatto, è impossibile. Non so neanche provarci. Oh, Christian, sì che si può forse. Qual è la nostra direzione? Allora, aspettate. Boh. Sentite, nel dubbio vado di qua. Quello che abbiamo visto all'inizio. Ah, qua si entra, ma facciamo le cose con serenità. Chiuso. No. Aperto. Pronti a schivare, eh? Buono, molto buono, bene. Se pieni di pillole bisogna iniziare a pensare anche alle pillole. Oh, ottimo. Il gioco ci sta dicendo di pimparci. Non è mai un bel segnale. Ok. Beh, devo dire che senza di... Senza Dina si ravana poi con calma. Poverina, non se lo merita. Non se la merita questa osservazione. Dobbiamo entrare lì che c'è un cesso. Vuoi mai che. Non sia mai che ci perdiamo un cesso. Niente jumpscare. 8. Ottimo, andiamo un attimo a vedere che cosa ci facciamo con queste pillole. Possiamo aumentare la robustezza dei silenziatori, tutto per arrivare a quel 100% di velocità furtiva che non è male. Mentre qui,
I danni normalmente letali ti lasceranno con una ridotta quantità di energia, garantendoti la possibilità di fuggire. Costa 60, non è male. Al momento è una decisione che non so prendere, quindi siccome sappiamo che ci saranno nuove route, stiamo tranquilli. Affacciamoci qui. Accenno di moonwalking. È tutto così silenzioso. Ragazzi, il primo runner di oggi mi farà saltare sulla sedia, purtroppo. Sono troppo tranqui. Vediamo qui. Solito manifesto. Ci considerano conigli, mostra i denti. Join the Washington Liberation Front, lo conosciamo, va bene. Questo era lo studio di un qualcosa o qualcuno. Attenta, Ellie. Attenta e preparati a fare a botte. Non devi sparare mai. Pesissimo! Grazie, Michele. Grazie, Michele. Grazie, Michele, del supporto. Ok, non ero neanche teso. Bene. Molto bene, porca nocca. Ok. Allora, questo l'abbiamo visto. Sì, è dove eravamo prima. Quindi dicevi all'inizio, no? Quindi là è l'andare avanti, presumibilmente. Va bene. Allora facciamolo. Uff, oh! Un po' di melma putrida, tanto per gradire. Non sto capendo dove siano le balze. Non ho mica capito, sai? Ah, questa qui. Ok. Ci stava. Alright, quindi lei esce easy. Molto bene. Adesso, noi qua abbiamo visto. Qua c'è da leggere. Collaborate, vietato lasciare. Ok. Qua c'è roba. Buono. Beh, devo dire che si vede prima volendo, eh? Il che ci aiuta. Andiamo di qua. Qua non siamo ancora entrati. Mi sembra. Direi di no. Che quiete, ragazzi, è strano. In Tlow, cioè, lo sapete che ci sta preparando il massacro. Ah no, siamo già stati qua. Ma allora che cazzo, abbiamo finito. Il giallo che ci dice vai di qua, a posto. Ma io non sono contento. Finché non sono contento. Ok, lì va bene. Saliamo. Ora succederà something, immagino, peso. Ellie si didascalica. Cazzo, hanno proprio strade percorribili. Too many. Hold on, Tommy. Ma salvare Joel non ha funzionato granché. Salveremo Tommy? Porca loca. Abbiamo un enorme bisogno che Ellie faccia gli spiegoni di quello che succede. Tipo, ecco, li ho ammazzati tutti. Ecco, ce ne sono idea perché sennò. Cioè, non c'è Dina, capito? Li deve fare lei. Animaletti che girano terrorizzando i ravanatori. Gli innocenti ravanatori. Jumpscare? No. Vai a zappare. Come si entra lì? Da un'altra parte, immagino. Area piuttosto vasta, è come si diceva, nel senso che è sempre un corridoio, ma è un corridoione. Qua
ormai sì. Torneremo prestissimo ad essere fullati di qualunque cosa possibile e immaginabile. Allora, andiamo. Presumo che quel veicolo significhi segui il veicolo. Vediamo qua. Ah, lei addirittura ha fatto un disegno, in questo caso. The Wolf, the WLF. Come faccio ora? Come arrivo appena. Non avrei dovuto dirglielo. Ora mi tratterà diversamente, lo so. Perché mi si doveva rompere la maschera, cazzo? Quando ha scoperto di essere incinta. Dove eravamo un paio di settimane fa? Boys. Ricordo che Kenwick aveva vomitato. Non ce la faccio. Ora tutto ha senso, merda. La nausea deve essere esausta. Che cazzo, Dina? Perché non me l'hai detto? Perché non ti sei fidata? Di lei ti fidi invece? Che faccio ora? Non si torna più indietro. È tardi. Chiudiamo questa faccenda. Il prima possibile fanculo il WLF, aggiungerei. Gli Shambler che ci mancavano. Infatti. Grazie mille, Eli. Dico bene? Sì, grazie del supporto. Grazie Frank Dweil per il tifo. Siamo un po' in difficoltà, ma in realtà no. Voglio solo capire ed escludere possibilità, che è sempre la cosa più importante da fare. Direi che qui, a Dio piacendo, forse escludiamo una possibilità. Qua c'era qualcosa. Qualcosa di cui suona un mattone. Ecco, il cavolo, qua si sale. E continua a dirci prendi mattoni. Sarà pericoloso questo posto. Davvero non sai mai, eh? Ottimo. Avevo visto qualcosa qui, me lo sono sognato. No, ecco. Un po' di lore. Boris, in cosa ci siamo cacciati? I lupi avrebbero dovuto contribuire a migliorare la situazione. L'esercito teneva per sé tutte le risorse e controllava le nostre comunicazioni. I lupi hanno fatto esattamente lo stesso. Sono cresciuto in questa città e l'ho difesa dall'epidemia. Non ho la minima intenzione di rintanarmi in un campo profughi in cui sarò costretto a chiedere il permesso anche solo per pulirmi il culo. Questa è casa mia. Ci serve un piano. Non possiamo arrenderci al peggio. Uli. Oh, oro! Ecco, questo è stato un ritrovamento che definirei meraviglioso. Anzi, così meraviglioso che. Fai refill, va là. Ok. Che lo sappiamo che quell'arma è la meglio. Va bene, assolutamente va. Per questi due proiettili ne è stravalsa la pena di venire qua. Ma direi che abbiamo l'informazione che cercavamo. Cioè, questa non è la direzione che ci interessa, a naso direi. At this point, vediamo. Qui abbiamo già fatto. O no? Non ricordo neanche più cosa ho ravanato e cosa no. No, qui non ci siamo affacciati. Ecco, nella prova. Vediamo un po'. Boris, i lupi hanno fatto irruzione nel quartier generale Fedra e recuperato l'elenco dei membri. Mi hanno riferito che stanno rastrellando casa per casa alla ricerca dei soldati. Non voglio finire giustiziata nella mia città. Quando la situazione sarà più tranquilla, tornerò sotto falso nome. Non ho trovato Alfie. Ho lasciato il suo cibo sul retro di casa tua. Se non dovessi tornare, fagli tante coccole. Da parte mia. Ha sempre avuto un debole per te, Sofia. Yolanda. Yolanda sarà Uli? Sarà. Non ho visto se c'era un retro. Vabbè, sti cazzi. Ai 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 ai
Almeno sarà un cane da guerra come quelli che avevamo intravisto, no? Che razza di situazione. Aspettate, qua è un proseguire. Voglio riaffacciarmi sulla strada principale. Tanto qua ci torniamo quando vogliamo perché questa grata per lì è niente. Qui è dove eravamo, è dove non ci affacciammo di là, se non erro. Ma avevamo un dubbio. Dico bene, esatto, non si poteva entrare lì. Che cosa strana però. Che cosa strana.
Ergo, per entrare in quella stanza, cerchiamo una via. Ma non funziona. Non funziona. Boh, forse non ci si può entrare. Niente. Niente. Bah, ciao. Qua c'è il proseguio, eh? Ah, ok, in pratica è strada obbligata. No, ovviamente devo prendere quella scala, ma si arrivava di qua. Niente, non capirò mai come entrare qua dentro. Che palle! Dal bagno? Allora c'è something che non ho visto. Ma finezza! Gross. Gross. Fosse anche solo per un proiettile, ne sarà valsa la pena. O anche solo per questi. Andiamo qui. Accidenti! Come siamo messi a livello di ferita? Siamo full, ovviamente. Niente, siamo troppo full per ravanare con gusto. Andiamo avanti, va là. Andiamo a prendere delle mazzate, sennò qui. Ci servono mazzate per poter ravanare serenamente. Ovviamente il ravanaggio è lo scopo finale di ogni cosa, quindi. Io però non ho esplorato come dovevo dire. Scusate, scusate. Scusate. Però qui non abbiamo guardato tutto come si deve, eh. Qui non siamo stati precisi. Chissà se anche questo si può rompere. Oh, bello però lasciare il segno così, figo. Ah, lì si scorre, lì si scorre. Credo. Pop, 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 pop. Molto più agile di un tempo, Bravelli. Fallo. Ah, no, 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 no. Niente, niente, niente. Ok, non è un bivio, non è un bivio. Sorry. Sorry. È un loopsy, è un loopsy. Di qua. Imo. Hop. Ora. Qualcosa capiremo. Queste sembrano tanto delle coperture, no? Quindi maggiore prudenza. Ah, quanto mi manca Dina, lo confesso. Dina aiutava anche psicologicamente, cioè la sensazione di solitudine è tutta un'altra cosa. Io faccio questi giretti per vedere se triggero dei prompt. Devo andare qua, è tutto buio, avete già capito, avete già capito. Avete già capito. PD, ah, cazzo. Ah, ok. Oh, PD, no! 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 R1? Cosa devo fare? E che cazzo, come faccio a non avere una scia olfattiva? Vabbè, siamo morti. Che cazzo mi invento? Non posso non avere una scia olfattiva. Ma sono morto! Morta! Sarà dura non avere una scia olfattiva, eh? Vieni, mo, dai. Ne arrivano mille. No! Infatti è impossibile, sono morto. Sono morto, sono morto. Sono totalmente morto. No, 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 uccidi, uccidi, uccidi tu, Ellie. Uccidi, uccidi. No, 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 sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Non è così picchiaduro, porca vacca. Dov'è Dina?
come cazzo ci si cura? Non mi ricordo mai. Yes. È cattiva, Ellie. Mi pare proprio di sì. Mi pare proprio di sì. Oh, il cane non ci ha neanche sfiorato, eh. Non ci ha neanche sfiorato, eh. Ho sentito delle voci. Mamma mia, quanto cazzo è cattiva! Cattiva in senso buono. Merda, 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 merda. Aria libera, aria libera. Ah, ok, e qui stanno perdendo il trigger generale totale. Questo credo di stare capendo. Ehi, e tu? Ah, ma tu sei oltre. Sei un po' troppo oltre, sai cosa ti dico? Non ho minimamente, come si dice, contezza dell'area. Non ho la più pallida idea di come sia fatta questa zona. Edificio scombro. Ma chi lo dice e perché rispetto a cosa? La scia di odore. La scia di odore. La scia di odore è un problema, eh? Cioè, qualcuno mi spiega come si fa. Cani? Che palle sti cani, però. Quanti ne hanno? Infinite? Vabbè, siamo fottuti. Come cazzo faccio a fottere i cani? No, non è una buona idea. Ma da dove vengono, porca loca? Oh. No, 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 no. Snake, girati. Come cazzo fai a non vedermi? Come cazzo? È una vita che premevo triangolo. Giù, 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 giù tutti, giù tutti. Giù tutti. Ok, ok. Pitti, pitti, pitti. Cane, siamo morti. Col cane non si scherza. Col ca... Oh. God. Cazzo, 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 cazzo. No! Ho sbagliato! Pensavo di essere più furbo del cane. È chiaro che non è possibile essere. Ma cosa succede? No! Sono morto, sono morto, sono morto. Sono merda, 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 merda. Merda, 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 merda. Ho sottovalutato i cani, ho sottovalutato i cani. Non sapevo che i cani fossero così grossi. A posto. Guai a sottovalutare i cani. Buono! No, come riavvia scontro 4 minuti, cazzo! No, lo volevo rifare! Ho sbagliato! Dai, me la... Dai, va zappare, ho sbagliato! Ma va a cagare! Ma vai a zappare... Ah! Non era rifai scontro? Checkpoint, meno di un minuto. Dai, dimmi che è lui, dimmi che è lui. Oh yes, ok. Onesto. Onesto, anche perché voglio cambiare subito idea.
Che fatica cambiare arma, porca vacca! Non vorrei uccidere necessariamente l'umano, mi sarebbe piaciuto, non sto scherzando, sparare al cane. Ah, l'ho perso! Porca! C'ha la miseriaccia, loro sono tanti. Che uccidere il cane ci dava un vantaggio abnorme. Ma i cani sono veramente cattivi. Porca loca se pestano. No, è vivo! Maledizione! Ho mirato male, colpa mia. No, Ellie, no, Ellie, no, dove... Ho sbagliato tasto, volevo farti chinare, ho sbagliato tasto, sorry. Arriva il cane, porca loca. Arriva. Col cane non si scherza. Ma non è possibile! Ma mi ha spezzato l'azione! Ma dai, vai a cagare. E vabbè, lo fai overpowered, allora. Ma vai a zappare. Ma è overpowered il cane, siamo morti. Cagare. Vai a zappare. Mi ha spezzato l'azione, ma l'avete visto? Come cazzo ci si cura, porca loca? Ah, no, vabbè, sono morto, cazzo! Vai a cagare! Ah, sono morto. Devo trovare un punto per curarmi, vai a cagare! Ah. La bomba! È vero, noi abbiamo tra i nostri oggetti. Ma dove? Sei tu? No? Sei tu. Quindi io la piazzo qui. È vera questa cosa, me l'ero totalmente dimenticata. Perché non arrivano da dietro, che c'è da ridere se. Ecco, vabbè, qualcuno arriva da qui, ma ci può anche stare, non ho necessariamente problemi con questa cosa. Cioè, fa parte del gioco, mettiamola così. Overpowered. Il cane, dove cazzo è andato? È lui? Che cosa? È la bomba, ma PD! Vuol dire che la posso riprendere. Eccoli. Sorry. L'unico pericolo è il cane. Un complimento per l'osservazione. Avvicinati. Non guardare qui. Mi serve quel mattone. L'avevo ammazzato io prima. Ok, siamo ancora più grossi così.
Andare di là era stare molto scoperti, non lo voglio fare. Preferisco seguire le coperture naturali là. Naturali si fa per dire. Ho perso il conto. Quanti erano? Boh. Ma penso ce ne siano ancora infiniti. Ma il problema sono i cani. Perché i cani ti spezzano l'attacco. Cioè, devi proprio battere in un modo speciale. Ecco, là c'è un ragazzone. Vediamo di fare un bel casino. Not now. Ah, ma qui c'è tutto un mondo da scoprire, eh? Buono. Cassettino. Ottimo, questo è oro, mamma mia. Oh, ricordiamoci che il fucile a pompa, cioè. Va bene anche quello col cane. Ma quanti ne devono avere, maledetti? C'è l'allevamento, l'arma finale, il cane. Sto facendo casino, ovviamente. Non sai mai se parlano da soli, ma direi proprio di no. Non puoi essere solo, non sei solo. Chissà se attraverso sti cosi... Ma non vorrei necessariamente spararti. Ah, ah, ah! Il non sei solo. È confermato. No, non puoi essere vivo! Ma dai! Ma t'ho beccato in te, quasi in testa, dai, non puoi essere vivo. Realisticamente non puoi essere vivo. Vabbè, sei vivo. Bisogna accettarlo. She's gone. Find her, quick. Ok, ok. Ok, ok. Ma no, ma che cazzo sto a sprecare, dai, per un tizio. No, 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 no. No, stai fermo. Stai, porca... Oh, ma bisogna proprio fargli l'headshot, c'è niente da fare. Un culo. Sprecatissimo. Pace, non lo faccio più, non lo faccio più. Non lo faccio più. Quanti abbiamo sprecati? Tre, tipo. D'altra parte, se andiamo avanti con le risorse, le dobbiamo usare, no? Ma ce n'era un altro, quello che aveva colpito, che era sopravvissuto in modo assolutamente miracoloso. Ovviamente continua a frequentare quel quartiere. Oh, God. Questa non era la voce di Ellie. Ah, è lì, è lì, è lì. Sembra sapere quello che fa. Ma ne siamo così sicuri? Refill istantaneo, ma dammeli infiniti che fai prima, no? Ah, ma sti cazzi, ma ci vedono da matte! Ok. Quella morte gli era avanzata dagli zombie, eh?
Cioè, questo era un file audio da morte da zombie, penso. Per quanto non è che uno poi debba morire. Comunque, io interpreto l'ok di Ellie come un ok, abbiamo pulito. Non ho altri elementi per farlo. Quanto siamo feriti? Così. Andiamo full. Facciamo così e per un bel po', aspettate, per un bel po' abbiamo di che ravanare. Sì. Siamo riusciti a darci un ravanaggio futuro. O un futuro ravanaggio. Ok. Io là non ho mica ripulito, eh. Arriviamo, arriviamo. O forse sì. Non mi ricordo. Ah, vedi, vedi. Buonissimo. Ok, questo l'abbiamo appena sprecati. Abbiamo limitato i danni dello spreco di proiettili. Sempre il grande nemico di Ellie. Ossessionata dai proiettili e dal non sprecarli. Vuole finire il gioco con un sacco di proiettili. Allora, qua si moriva facile, ma perché ci sparavano loro da lì? Chiaro, stiamo capendo l'area. Non vorrei essere troppo spanizzo. Però qui sicuramente, guardate che colori accesi, che colori accesi. C'è Jackman che dice, ehi, guarda quel rosso. Qui sicuramente troveremo cose. Siamo proprio così convinti di ciò che abbiamo fatto qua. Siamo così fiduciosi? Sì, dai, sì, va bene. Andiamo al rosso. Oh, cazzo. Oh. Non è un volto fiducioso. Non voglio andare avanti con la storia, volevo finire di ravanare. Ho sbagliato, quindi. Ragazzi, il nostro album di figurine ne risentirà terribilmente, ma non ricaricherò la zona per andare a ravanare di rapidi, cazzarola. Vabbè, dai, sti cazzi, chi se ne frega. Siamo pur sempre in blind. Va bene. Wow, un bell'arredo da giardino. Purtroppo ci hanno appena introdotto i cani, come minimo non ce li leviamo da qui fino alla fine del gioco. Ci insegneranno un modo per non puzzare. No, pensavo fosse qui è rosso segreto, tipo. Come Dio Gatling. Come Dio Gatling, è una gag, spero. È una gag, ragazzi. Ah, devo solo allontanarmi dalla zona. È una gag. C'era un'arma, veramente. Gag, posto. Addio fucile ad impulsi fotonici. Addio AMV. C'era il carro armato, la spada di Ludwig. Ok, qua abbiamo una struttura abbastanza enigmatica. Ok. Nostro vecchio compagno di avventure, il bidone della spazzatura. Cosa farebbe Neil Jackman senza i bidoni? Cosa farebbe Ellie? Ma no, sei stata stealth. Ma anche prima siamo stati stealth, Ellie, don't worry. Ehi! Ok, vedi che c'è sempre queste. Nell'immondizia si trovano sempre delle bazzine, apposta.
Ah, se distraendoli perdono la scia. Beh, questa è una bella notizia. Aspettate solo un secondo. Il giallo ci dice di metterlo lì. Ma la forza di gravità ci è nemica. Ah, lo metteremo di qua allora. Forse ci è nemica anche di qua. Fallo, 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 fallo. Bravissima. E qua non c'è... Non è un affaccio questo. Cioè, normalmente ci potrebbe salire, ma... C'è un po' di Yoko Taro in tutti noi. Bravissima, Ellie continua a fare dei commentini, a parlare da sola, perché... Oh, madre! Ok, sennò è... qua dei ciclisti. È partita un po' di... Dovremmo combattere contro i ciclisti. Vabbè, abbiamo un tavolino pimp. Ma è partita la musica. Cioè, molto, molto smussata. Molto appena accennata, scusate. Ma c'è una musichetta. 15. Pimpati che è meglio. Però mi sa che faccio fatica. Vediamo qua. Allora... Boris, mi spiace tanto quello che i lupi hanno fatto a Sofia, terrificante, non posso farmelo di sentirmi qualcuno di rispondere, ho sempre sperato in città opposta ai lupi. Quando lei ha iniziato a imbrattare di vernice le loro scritte avrei dovuto fermarla, non te ne ho mai parlato. Vorresti vendicarti, capisco cosa provi, ma non possiamo non ora. Uli, che è Yolanda, penso. Devo usare la testa, attendere insieme a me. Gli altri si aspettano che sia tu a gestire la situazione, del resto comandavi tu prima dell'epidemia, è il momento di prendere le redini, prima di perdere tutto ciò per cui abbiamo lottato. Ok. Ok, c'è... C'è uno scontro fra gli autoctoni e i lupi. Si sarà già risolto con la vittoria dei lupi? Peut-être. Oppure no. E chi lo sa. E se dici molto, molto, molto Spielberg. Eh? Siamo sempre maxati. La prossima zona la affrontiamo sparando come se non ci fosse un domani, ragazzi, ve lo dico. Mi sa che qua pimpiamo poco. Mi sa che pimpiamo poco. Allora. Non facciamo proprio un bel niente con 25. Pazienza, 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 pazienza. Siamo comunque felici di essere ancora vivi. Allora. Boh, io cammino normalmente. Ma non sai mai se camminare, strisciare. In realtà poi l'esperienza ti dirà che magari lei lo annuncia sempre o cose del genere. Ma non mi fido, non... Posso veramente correre finché lei non dice... Oh! Forse dovrei farlo, o finché non si sente una voce. Chissà com'è speedrunnare questo gioco. In realtà avrei veramente curiosità di vederlo. Beh, è un po' presto, però. Quando... Musichetta. C'è un angolino e io purtroppo... Ah, li ho quasi sentiti addosso questi insetti. Niente, era un passaggino simpa. Come get me, assholes. Le scritte per cui la tizia ha pagato un... caro prezzo, probabile, possibile. Rumori, cose. PD. Ok. Mi sembrano tutti quel posto dei filmati del trailer. Che vedevano delle cose terribili. Invece alla fine è The Last of Us, dai. Cioè, è solo infinitamente più rifinito. Abbiamo detto la facciamo stealth. Beccati lo stealth, sono maxato. Beccati lo stealth, sono maxato. Bene, sono contento. Ah! Qua si scende e ci sono delle base. Fammi solo capire cos'è quello. Ok, scendiamo. Non è possibile. No. Shamblers. Non mi ricordo. Come cazzo si facevano i Shamblers? Molotov. E poi gli si spara. Porca loca. E poi gli si spara dopo aver tirato la molla. Merda.
Merda, 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 bruttissima gag, ma dove mi sono voluto andare a infilare, tra l'altro? Che bell'idea che ho avuto. Ha veramente usato il plurale. Ottimo, Elliot, la dobbiamo ammazzare però, raga, se no non ravaniamo. Quanti cazzo sono? No, è un incubo. No, è una pessima. Ovviamente ti si scarica la torcia. Sembrano due. Vorrei solo vederli. Eccone uno. E l'altro dove cazzo è pesissimo? Oh, mi pareva che ti stavi per affacciare. Grazie, Ellie. Aspettavo questa frasetta. Di che hai finito con i tuoi superpoteri di comprensione del numero completo di nemici di un'area? Ok, non c'è un cat. Siamo venuti a sprecare per l'anima. Quanti? Due proiettili. Quelli che abbiamo trovato prima, più o meno. Vabbè, non qui, non qui, non qui. Andiamo di qua. Buono. Buonissimo. Bene, bene, fucile, buono. Fucile importante. Lo dovremmo usare un po' di più. Scusate solo una cosa. Non è silenziabile neanche il fucile, vero? Sbagliato. Madonna! Non è silenziabile, confermato. Ok, volevo solo una conferma. Ma devo ricominciare a preoccuparmi? Ha detto Shamblers, abbiamo ucciso gli Shamblers. It's over. Un'area bonus, mettiamola così. Ok, si esce da lì sotto. Questi c'avevano degli Shamblers sotto il culo, però. Vabbè, andiamocene. No! Potrebbero evidenziarli un po' di più questi oggetti, chi se ne frega se fa un po' arcade. Ah beh, lei ovviamente non si mette più la maschera, questo. Scordato di rifare queste. Grosso errore, ma non importa. Dovevamo prima, sì. Sembra safe, molto safe. Ennesimo negozio per ragazzi. Topi intorno a questa concrezione orrenda. Vediamo un po'. Outdoor Sportsman. 15 mirini per fucili da caccia. Spero che sia uno spoiler di quello che ci sta per succedere. Nuovo ramo di potenziamento! Precisione! Yes! Dovrebbe essere l'ultimo! No, non è detto. Stabilità mira. Migliora stabilità e la precisione della mira in movimento. La velocità di movimento in fase di mira. Bello! I nemici da più lontano in modalità ascolto.
Quanta roba bella, quanta roba bella. Questo sicuro. Questo sicuro. Ottimo! E ci siamo già pimpati questo. Perfetto, perfetto, perfetto. Siamo molto più forti di prima. Questo è un super pimp. Molto, molto, molto bene. Tutto è bene, quel che finisce bene. Come dice la nonna papera. Oh, senti, io esco. Sempre qua siamo, eh. Infetti. Ma è un'area di infetti, quindi. Ma dai, com'è che si fa con gli infetti? Si cerca di ammazzarli. Grazie, abbiamo capito. Ok. Se sono due, non sono ingessati. Non lo so, non lo so. Questo lo sappiamo che finisce male. Sto avendo fretta e avidità. Vedete, in questo momento Dina starebbe uccidendo l'altro. Visto? Straordinario. Come sono resi i suoni. Adesso dovremmo avere una maggiore gittata. E questo mi dovrebbe veramente far pensare che rimane solo quello, eh? O quella. Non ho ben capito il giro che fa. Forse lì c'è un buco e quindi fa un giro circolare. Sta ritornando indietro. Sta ritornando indietro. E questi sono cazzi amari nostri. Dammi un triangolo. Yes. Onesto. Frasetta. Keep focused. Get up that hill. Vuol dire che hai finito? O super la collina? Che cazzo devo. Cosa devo fare? Ellie? Ellie? Sì, didascalica, su. Guarda dove siamo arrivati. Boh, io dopo ho scontato che siamo tutti schiattati. E fu così che mi ritrovai un clicker. Oh, dopo, cioè, domani? An actual tattoo shop. Eh già, guarda i casi della vita. Inizia l'NBA, ragazzi. NBA nella bolla. Allora, clickers, Los Angeles clickers. Tutte le nostre gag mi è venuto in mente per quello. Andiamo di qua. Ok. Uli, sai che resteremo sempre legati a Hillcrest, ma dopo la morte di Sofia abbiamo deciso di trasferirci allo stadio, insieme agli altri. È necessario per proteggere i nostri figli. Famiglia Brandman. Abbiamo visto Boris un paio di ore fa, abbiamo provato a scambiarci due parole, ma non sembrava in sé, dovresti parlargli. Spero vi unirete a noi. Qua si sfilaccia il popolo originario di Hillcrest, o come cavolo si chiama. Bravi, scrivete sempre spoiler quando parlate di cose spoiler. Che area grande! Che area grande! Questo non è il salire per la collina, è proprio il contrario. Perché farmi scendere qua che non c'è un cazzo? Ci sarà un motivo. Questo può essere spostato per andare dove? Arrivare dove? Area vasta. Adesso ravanare c'è poco da ridere, ce ne abbiamo bisogno veramente. Inizia ad essere cortino. Cioè, a parte delle cose che sono max. Mamma, ma poi come te le perdi le cose? Accidenti. Troppo facile perdersi la roba, troppo. Perché mi danno quel carrello? Qui io posso scavalcare normalmente e tranquillamente. Non mi immagino di doverlo portare a chilometri di distanza. Cosa serve? Quel carrello inteso bidone qua. Forse lo devo semplicemente. Semplicemente spostare perché chiude una porta. Ah no. Chi mai entrerebbe lì? Perché devo entrare?
Perché lo sto facendo? PD, devo usare una mina, una bomba, ho sbagliato, devo usarle, devo fare la trappola, devo fare la trappola e aprire PD. Sprechi importanti, ragazzi, sprechi importanti, spero anche ci siano tante belle bazze qua dentro. Non è una meccanica che ha un po' rotto il cazzo questa qua delle anni delle casseforti. Bazza immediata nessuna, cioè se non apro la cassaforte è stato tutto inutile. Cioè, ecco, già è stato utile. No, stiamo trovando roba. Però non trovo indizi, adesso guardo un po' le pareti. Need move. Ma che cazzo? Ma di solito non è così aprire. Si potrebbe fare ascoltando. Ah, ragazzi, si fa. Cioè, volendo si fa, non è niente di così difficile. Merda, veramente. Really? Really? È un super enigma. Lo faccio. Dai. Ah, pensavo lo sapeste, pensavo che guarda dietro la porta. PD la musica! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta ormai. Quality of life. Cosa? Che cosa sta succedendo? Quello che ci doveva essere fin dall'inizio. Ok. Tutto hai preso? Tutto? Va bene. Ci stava. Sto avendo serie difficoltà ad aprire questa porta. Grazie. Molto bene. Siamo stati ravanatori. Qui abbiamo visto. Qui si scavalca. Facciamo. Almeno l'area centrale, no? È di qua. Siamo già stati qui, no? Sì, siamo già stati. Quindi dirimpetto lì davanti.
E poi si va a salire. L'unica cosa, non credo, no, credo non siamo stati. Adesso non posso guardare tutte le macchine. La musica, cazzo! Cazzo, 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 totale sottovalutazione. Sono Shamblers! Non ce l'avevo fatto. No, però spreco troppa roba. Ho sbagliato! Onesto. Porca vacca. No! Ho sbagliato tasto, volevo ricaricare, ma stavo mirando. Che cretino! No, no, ragazzi, perché l'ho fatto? Vabbè. Ah. Sì, dai, i dettagli sono incredibili, incredibili. Fai veramente fatica ad accusarli di qualunque riciclo, perché davvero sono. C'è una cura pazzesca. Che amarezza, mi è proprio partito il colpo, vaffanculo. Da qui si andava easy. Cioè, sì, è chiaro che lo Shambler qualcosa costa, però vabbè, vabbè, era stato colpito dalla mina, infatti era già pronto a cadere a terra. E poi mi voglio abituare ad usare questa, che è molto facile trovare nei proiettili. Sì, io a sto punto, se mi devo basare sul ravanaggio, li farei luminosi, un po' alla Dark Souls, vaffanculo. Qua troveremo la combinazione della cassaforte. 30, 82, 65. Ah, ok, ciao. Beh, sono stati carini a mettere comunque la possibilità di aprire le casseforti così, a orecchio. Ci sta. Per quanto vuol dire che sono casseforti abbastanza scrause. Ora, qua si sale, qua è l'andare avanti, naturalmente. Abbiamo visitato tutto, diamo un'occhiata a questa macchina, sai mai che ti mettano la bazzina proprio prima di andare? Andiamo. Frecce. Just in case. Raccoglibili. Just in case. Spero veramente di non aver skippato l'arco. Sarebbe una cosa poco, poco simpa. Non siamo splendidi, eh? What? Whoa. What was that? Era un'esplosione. Manco le scale mi posso fare in tranquillità. Per Diana. Là c'è del fumo. No. Hope you did that, Tommy. Dico no, ovviamente, perché ho già sentito abbaiare. Runner. Abbastanza runner. Tanti runner. Un po' di runner. Ma se. Quasi quasi me li gestisco in corpo a corpo. Che cazzo me ne frega, dai. Vieni su. Sbaglio, vero? Un po' troppo ottimista come approccio, vero? Vieni, mo. Un po' troppo ottimista, sì. Ah!
si fa. Però la botta ce la siamo presa. Si fa. Si fa, è che tu non devi esagerare e fai due colpetti schivata, però non stanno proprio ad aspettare e a un certo punto un colpo te lo becchi. Per far prima, raga, perché se mi devo mettere a fare lo stealth ogni 3 secondi, non, cioè, dai. Cioè, bello, però. Che cazzo. Allora, da là viene il fumo dove il presunto, si presume Tommy ha fatto cose. Tanto non abbiamo sprecato niente. Certo, dovremo curarci, ma non ancora. Ovviamente l'ultima cosa che facciamo è andare verso il fumo e ora speriamo di tirare su il nostro livello di risorse e di trovare cose utili. Home. Ok. Sto a vedere, non c'è proprio un cazzo. Qua è andata a fuoco decisamente la faccenda. Ci può anche stare che non troviamo una fava. Infatti è così. Qua è il proseguire. Vediamo qui. Credo. Boh. Forse. Ah, se si fosse aperto, che figata che sarebbe stato, porca vacca. Peccato. Ah, dritto per dritto, mi hanno messo così 3 runner per farci divertire. Andiamo avanti. Ehi, però. Perché mi hai voluto far salire qui? Mi stai... No, proprio non ce l'avevi con me. Eri solo un bidone qualunque. E mo so cazzi, sicuramente ci saranno dei clicker. È un po' che non becchiamo dei clicker, ragazzi. Quindi mi aspetto dei clicker. Curiosa sta cosa, mi ci butto. Videoludicamente mi ci butto. Ma... lì dentro c'è il mondo, ragazzi. Però non capisco perché ancora non si palesino. C'è un trigger che non abbiamo ancora attivato. Cazzo, è buio anche con la torcia, ma... ma ragazzi, ma cos'è il buio più buio? Guardate le ombre! Siamo molto, molto prudenti. Non mi piace questa casa piena di giochi da tavolo. Non mi mette di buon umore. Piglialo! No. Dai, piglialo! Ok. Allora, Yolanda... Yolanda, mi dispiace, non posso continuare a prendermi cura di Alfi. Avevi ragione sui lupi. Si sono rivelati un male peggiore dell'esercito. Quello che non mi aspettavo è la mancanza di unità del quartiere. Lo dicevamo, l'avevamo già capito. Hanno visto tutti ciò che i lupi hanno fatto alla mia Sofia. E qual è stata la loro prima reazione? Provare a rimediare. Avevo diritto di esigere la mia vendetta sui lupi. Avrebbero dovuto appoggiarmi. Invece mi hanno tradito. Per questo ho iniziato da loro. Li ho avvelenati uno dopo l'altro, non per ucciderli, solo per sedarli. Quindi ho trascinato i corpi in un garage invaso dalle spore. Uli, che quindi non è Yolanda, Uli si è svegliato. Ah, Uli, un catturato. Abbiamo lottato, sono riuscito a chiuderlo dentro. Ma mi ha morso. Quei traditori saranno costretti a guardarsi negli occhi mentre si trasformano. Patiranno come cani. Spero mi pensino poco prima di perdere il senno. Sta succedendo anche a me, ormai non manca molto. Spero tu abbia trovato la pace lontano da questa città di merda. E ti auguro di non tornare per non vedere questo orrore. In caso contrario ti chiedo scusa. Boris, è tutto finito in merda. Jesus. In pieno The Last of Us fashion. Saldi. Ok. Ok, era una cosa figa. Se l'ha addirittura raccolta. Comunque qua anche un effetto sonoro è capace di farti trasalire. Nothing. Mosche, adesso troveremo il posto dove tutti stiga. Eccolo qui, yes. Ce ne servirebbe un altro. Troveremo il posto dove ci sono tutti gli infetti. Non oso immaginare a che stadio possano essere. Non sarà divertente. Cioè, sarà ludicamente magari anche divertente, ma non sarà divertente nel senso che prenderemo un sacco di mazzate. Ok, qua nulla. Mi sembra, eh. Poi questi sono i classici posti che c'era il passaggio segreto, non l'hai visto, c'era l'arco. C'era l'AMV. C'era questo. Tipo.
Una vita. Non so perché certe cose da chinata ci mette una vita a raccoglierle. Ok. Ma vai a zappare su un pa, vai a fan. Ma che cazzo è? Oh no, no! È una specie di boss! E tu non ti giri! No, ho schivato! Sono a muro, pipì. Quante botte che ho preso! Arco, ma vai a zappare. A muro non mi schivava più. A muro non mi si imbossa, si va bene. A muro non schivava più. Vabbè, pazienza, va benissimo lo stesso, va benissimo lo stesso. Arco. Arco. Che è il nostro fucile silenziato, di fatto. Però da usare con estrema parsimonia. Lì, tu ricordi? Yeah. Adesso do. Più frecce. Formula sbloccata. Ah. Formula sbloccata. Grazie Borgoz, grazie mille dei 6 mesi. Munizioni per l'area. Lì non è... Possiamo costruire frecce. Costruiamone subito 2. Così abbiamo la possibilità di ravanare di nuovo. Molto bene. Sì, Ellie veramente destrezza. Dobbiamo curarci, questa è la triste e amara verità. Potevo sparare, cioè potevo tipo tirare fuori il fucile, vabbè, però dai, ci stava a farlo corpo a corpo. Va bene. Piccolo investimento in cure, che è sempre un buon investimento. Rimaniamo un po' indietro di Molotov e va bene così. Abbiamo l'arco, che significa che l'arco sta qui, e qui, sempre tenendo premuto, quindi i nostri miglioramenti di qualità della vita se ne sono un po' andati. Ok, un secondo di prova. La Sam parlò, a posto. Va bene, lo vedremo poi quando sarà il momento. Ricordiamoci che abbiamo l'arco. Do totalmente per scontato che si possa. Cazzo. Quanto. Cosa? Ah, che imbecille. Sorry. Non mi dire che ho sprecato veramente 2 frecce. Spero di poterle. All right. Meno male. Ok. E se scocchi in movimento, risulta... Ah, però, wow. Interessante. Quindi tu vai in giro così. Poi devo sparare, mi fermo. Io! Still got it. Cazzarola, è veramente meno potente. Infatti, solo così. Diventa figata, va bene. Interessante come meccanica. Ah, potevo andare oltre il massimo? Abbiamo creato una nuova... Vabbè, va benissimo. Ok, questo è l'arco, va bene. Vedremo quanto lo utilizzeremo. So che è un fan favorite, nel senso che vi ricordo la prima rara. Usa l'arco. In effetti è una figata. Allora, di qua, di là... Di qua. Hop. E ma so cazzi. Sono palesemente cazzi amarissimi, infatti. Hey, we got another trespasser. No, vabbè, porca puttana. No, ma siamo fottuti, basta cani, cazzo. No, basta cani. We're looking for two. The fuck's all that smoke? He blew up one of our trucks. Ma siete vivi? No, ho sbagliato. Ho sbagliato, vai a zappare. Ho sbagliato, ma che cazzo, quello lì è stordente. Noi di fatto non le abbiamo... No!
No, volevo la scena che erano tutti vicini. No. Però, fammi un po' capire. Quindi un cazzo. Non abbiamo, noi non abbiamo le bombe a mano, di fatto. Cioè, sappiamo neanche cosa siano. Ah, accidenti, vabbè. Striscia. Per Diana. A livello di arma stiamo così. Oddio, certo che mi ha appena dato l'arco per usarlo, eh. Non c'è bisogno di dirlo. Addirittura. Ma dovresti stare in piedi, no? Non vedo. We got Sorry, 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 sorry. Allora, la rifai. Qua bisogna fare un po' di try perché devo capire un paio di cose. Ma se io faccio così, e poi faccio, ma sono scoperto, palesemente. Ok, e così si muore. E così si muore. Va bene, va bene, va bene. Basta saperlo. Basta saperlo, ragazzi. Basta saperlo, PD. Alzati, però. Sono nella merda. Sono veramente messo male. Ah, e poi ci sono altri cani. Non è così che si fa, lo so, però sentite, famose una sparatoria ogni tanto, se no non si fa mai. No! Porca vacca! Eh sì, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. Prova un po' questa pistola, così vituperata. Sono morto. Ci stava a provare, ci stava a provare, ci stava a provare. Ci stava a provare, ci stava a provare. Adesso voglio provare la pistola debole. Voglio provare la pistola debole. La vituperata e da me mai usata. Mi hanno già visto. Mi piaceva quel posto. Se riusciamo ad arrivarci senza subire dei danni, facciamo delle buzze bellissime. Non me ne frega niente, vieni pure, vieni pure. Spero, basta che non mi salti sulla testa. Dove cazzo è? Era bellissimo però, eh. Devo dire bello, eh. Sentite, sentite. Che sensazione. Ah, sono morto, sono morto. Che palle. No, 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 adesso la facciamo bene, ragazzi. Era per farsi Dugex. Era per farsi Dugex. Era per farsi Dugex. Era per farsi, dai, la facciamo bene, la facciamo bene, la facciamo bene. La facciamo bene. La facciamo bene, la facciamo bene. La facciamo bene. Il silenziatore. Il silenziatore. Aspettate un attimo. Questa è una bella idea. E poi vi dico di più. Mi piace l'idea di andare là. Insomma, ci devo proprio andare facendomi massacrare e beccare? No, non necessariamente, no? Che i cani sgamano. Questo suono vuol dire che siamo scoperti, lo sappiamo, credo sia quello.
cosa? Ma vai a zappare su un pacco. Ma vai a cagare, ma non t'ho visto. Ma la somma, vai a cagare. Ma chi ti ha visto, zio? Sorry. Sorry, 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 sorry. Perché chiuso con le spalle al muro si combatte bene, no? Non è una buona idea, dite. Dite che non l'ho pensata bene. Sono mille sti stronzi. Ma la domanda che mi pongo è, ma li voglio ammazzare? O punto a un pseudo-skip, uno pseudo-skip. Non so neanche dove devo andare. Immagino di qua. E che poi cosa era vano se schippo? Il solito discorso. Arrivano. No, 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 voglio proprio che arrivi. Shh. Chissà se si riesce a fare un po' The Phantom Pain. Cazzo, Snake ste cose le faceva? Porca loca. Che quella pistola non fa un cazzo. Ovviamente bisognerebbe usare l'arco. Anyone see her? Sono morto. Where the fuck is she? This area is clear. How about you? No contact here either. Jesus! Down! È vivo! We got her! Over here! Ma vai a cagare! No, t'avevo schivato! Ah, sono... Dai, che palle! Devo usare l'arco, devo usare l'arco. E come cazzo faccio a scoprirmi fino ad usare l'arco? PD... È un po' aggressivina come cosa, però senti. Holy fuck! It came from over there, quick! Posso giurare, non mi fermo. Fuck me, dove? Poverelli. Striscia. Cazzo, che culo. Amir, I think it came from back there. Porca vacca, 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 vacca. Merda. Merda, merda, merda. No, non esco vivo, non esco vivo, impossibile. Ah, sono morto. Figurati se non c'era quel cane del cazzo. Oppure l'arma sbagliata. Ma vaffan... She flipped back there! Dammi triangolo.
Ma basta, PD! Oh, mamma... Holy Mother of God, non vedo un cazzo! Ah, vaffanculo! Che panò, l'IA è bella l'IA, eh! Si muovono bene, eh! E tutto ebbe inizio dall'idea geniale che ebbi di uccidere sto tizio con l'arco. Pare che io sia esposto. Ti prego, muori e basta. Ma tra l'altro bisogna studiare bene la mappa. Guardate, lì c'è una porta. Io non l'ho mica capito che lì c'era una porta. Sono fottuto. Ma è bello, bello, ma difficile, cazzo. Non me lo immaginavo così stronzo. Oh, God. No, il cane. No, ma cazzo. Merda. Anche il cane dei vicini che sta facendo. Vai a cagare, sono morto. Sono morto. Bello. Vai a fare il culo, vai. Voi direte, ti puoi curare? È lentissima a curarsi, perché non ho pimpato le cure. Infatti ho sbagliato. Basta. Allora, dove sono? Di là. Tutti di là. Ma sono mille! Ma come cazzo? Ragazzi, questa è un'area che dobbiamo fare in un'altra live, cioè... È enorme questa cazzo di area. The fuck is she? Track her down. Yeah, keep looking, fuckers. insomma, loro continuano a cercare veramente Ellie. Io non farei tanto il figo. Cazzo. Ora mi vede. No. Ma vaffanculo! Ammazzalo, Ellie! Dov'è il nemico? Ah, PD! Ma chi ti vede, cazzo? Dai, vaffanculo! Dai, assurdo! Ma sono mille! Forse devo semplicemente andarmene. Sono rotto il cazzo. Non c'è una fuga, cazzo, non c'è l'uscita. Io pensavo ci fosse l'uscita dal paese. Ma dove cazzo devo andare, porca vacca? Forse devo allora usare degli altri tentativi per capire dov'è l'uscita. Perché ammazzare tutti si fa un pochino dura, eh? Mi stanno venendo a prendere, io che cazzo mi invento. That could be her. I'm on it. I got you covered. No, quella è morta, eh? Ma chi cazzo? Ma dai, basta! Perché questa non è una copertura! C'era qualcuno qui! Ma...
fatto benissimo, da paura, davvero. No, ho sbagliato tasto, cazzo! Ah, ragazzi, va così, io non so che cosa dirvi. No! Vaffanculo. PD. Ma c'era una tipa lì? Ma non voglio fare veramente tutto stealth, ragazzi. Mi rompo troppo i coglioni, con tutto rispetto, ma mi rompo troppo i coglioni a farla tutta stealth. Cioè, questa è un'area enorme, fare stealth, stai un'ora. No, non ho mica voglia, ve lo dico sinceramente. Capito l'onore e cose del genere, me ne frega un cazzo. Look right here. Non questa porca troia, cambia l'arma, zio. Che due marroni. In testa gliel'ho tirato. Hey, was that her? I'll see. We're all clear. E PD. Ma cos'è? A salve sta pistola, dai, vai a cagare. Sono troppi. Dana, go get around her. Vai a cagare. Come cazzo me ne vado da sta zona, PD? È impossibile, cazzo. Quello ora mi vedrà, forse. Fammelo fare, fammelo fare. Fammi fare questa bazza, fammelo fare. Non... Allora, loro possono arrivare e arriveranno anche da lì. E soprattutto da qui. Ci vuole solo un po' di culo adesso. Porca di quelle... PD! Ma vaffanculo! E sono di nuovo fottuto. E non abbiamo nulla che assomiglia a una bomba a mano! Non questa. Ma che cazzo? How'd she get away? Don't let her escape! Connor! Over here! Immortali! Andate a zappare, me ne vado. Ci sarà un modo per andarsene da sto cazzo di paese di merda. Non questo. Ah, siamo già stati qui. Ben. Tornate all'inizio, fantastico. Proviamo a fare Snake. Porca vacca. Porca, ma sono bravissimi, sono fenomenali. Cioè, bellissima l'intelligenza artificiale. Altro che stronzate. È bello come si muovono. Cioè, sono abituato. Però, secondo me, noi abbiamo fatto una bazza. Non sento più cani. Cazzo. Sono ovunque. Chinati, per piacere. Rifaremo il giro, eh? Cavacca! Cazzo! Sono ovunque. È il loro paese, il loro villaggio, porca troia, ci credo. Cioè, non mi stupisce che mi vogliano morta, ecco. Questo lo confesso.
Striscia, striscia, striscia. No, vabbè, ma che cazzo? Come hanno fatto a seguirmi? Non hanno più i cani, come hanno fatto a seguirmi? Dai, cazzo, a parte l'ultimo passo non ho fatto niente di rumoroso. Muoviti! Allora, c'è lui lì da sempre, da una vita, e ne arriva un altro, incredibile! No, non posso, porca troia! Fai un altro giro, bravo! Devo immediatamente pensare a questo. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Va di là. Va qui. Forse abbiamo una Eno, c'è la tipa là, pesissimo. Ok, lui se ne va. Ammesso che fosse un lui, lei una lei, insomma ce lo stiamo un po' inventando, non importa. Ok. Striscia! Però muoviti, provacci! Porca troia! No vabbè, assurdo! No vabbè, che cazzo! Ma che cazzo mi devo inventare per ammazzarli, sti stronzi? Sono! Cristo! No, vabbè, merda. Ok, sta arrivando solo. È solo. Morto. 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 No! Non c'è uscita! Sono morto. Avete sentito? È un cane. Corri, avete. Non ci credo, c'è anche un cane. Incredibile. Incredibile. C'è anche un fottuto cane. Non ci posso credere. Dove cazzo è l'uscita da sto posto di merda? Eccolo. Che cani del... Dove cazzo? Vaffanculo. 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 Ok, ci ha salvato una serie di cose molto, molto generoso, molto generoso, molto generoso. Però qui c'è un cane. Catroia. Ah, beh. Ah, niente, 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 niente. A cagare. Quindi dobbiamo anticipare la tipa e andare... Basta che vieni da solo. Se fai una cosa solitaria, sei gestibile. Forse, non è neanche detto che sia così. E ne arrivano anche da... Mi raccomando col culo, Ellie, vai, eh. Sporgiti col culo. Please, Ellie. Qua sappiamo che c'è un cane, cioè è un incubo sta cosa.
ma in realtà è isolatino come posto. Vieni fuori. Assurdo, non sento il capo, ragazzi, un cazzo di incubo. No, è un incubo. No, no, no. Ridammi quel cazzo di fucile, porca troia. Ah no, vabbè, sono morto. No, vabbè, unreal. No, vabbè, che cazzo devo fare? Sono tutti venuti qui! Come fate a sapere che sto bazzicando questa zona? Oh, what? Oh, cazzo, è ora. Ora avete avuto quella che io chiamerei un'informazione. È Shannon! What? What? Culo! Muoviti! Come on, answer me! Hey, I think I saw her. I'll go check it out. E ora improvvisamente si sono polleggiati mentre mi è venuta fuori l'arma col silenziatore, che oddio anche non so perché, sia ben chiaro. Se viene solo uno è gestibile. Kira? Vieni di qua, vieni di qua. She got Kira! Flush her out! È ora so capra, però bello, cioè innegabilmente meraviglioso, però. Hey! Stai buona, stai giù! Muoviti, cazzo! Porco, non c'è un momento in cui questa cosa non mi angoscia! Ovviamente sapete che alla fine c'è il cane. E vi ricordate How I Met Your Mother? E alla fine arriva mamma, alla fine arriva il cane. Salvo. Salvo. Porca loca. Ma ormai quasi cammina sui cadaveri, veramente. Lei è molto vicina. Non va sottovalutata, ovviamente. Ogni volta è un parto, ragazzi. Non riuscirò mai a vivere questa scena semplicemente come un encounter di tot secondi. Non posso che viverla così, è allucinante. Là c'è gente, più lontana. C'è la bottiglia, sì. La peggio mi do all'alcol. Scusate, non voglio diventarci scemo. Qual era? 17:47, sei tu, sì. Stiamo concimando l'orto, veramente. Tecnica Dark Souls. Farli venire uno alla volta. Non è stato facile, eh? Posso sparare o trascinare? Sparare non ci sta. Non ci sta. Trascinarli sì. Trascinarli sì. Io sono terrorizzato, ovviamente. Ehi, attenzione qua. All'idea di andare a destra, perché a destra c'è il nostro massimo nemico. Non devo neanche dirvi di che cosa, di chi sto parlando. Ercane. Guardate che bellezza questo barbecue esterno con anche il lavandino, meraviglioso, cioè fare dei party qua con il vicinato, bellissimo. Niente, non mi ha sentito, devo avvicinarmi, ho sbagliato.
Secondo voi come va a finire? Male, anche secondo me. Diciamo che sei solo tu, ok? Vieni qui! Vabbè. Devo andare di qua. Ma sapete che ci stiamo avvicinando al suicidio, vero? Ah, è troppo un suicidio di qua. Quest'area la conosciamo e ci punisce. E ci punisce duro. È che io non ho idea delle proporzioni. Non dell'area. Non so quanti effettivamente ne rimangano. Lì se ne sono un paio più cane. Un incubo. Quando lei fa la ronda. Perché lei fa una ronda. Perché se uccidiamo lei. What? Oh, shit. Cosa sta? Lost another one. We need to put her down now. Perché se ne va? E perché se ne va? Vieni qui. Mi stanno cerchiando. Sono fottuto, forse. Vaffanculo! No! Sei troppo intelligente. Vai a cagare. Non puoi veramente esserti allontanato strategicamente. Sono. Merda, pensavo di aver fatto un progresso molto superiore a questo. Keep up the pressure! Jack! Put you down! Ah, sono morto. Singolare? Non darmi speranza, com'era? Mi sto scoprendo in un modo... Non con il culo, Ellie, porca troia. Perché continui a muoverti con il... dice. Non dice niente.
Posso costruire nulla? Maledizione! Cioè, in questa situazione ho addirittura della roba che non riesco a ravanare? Ovviamente, ragazzi, se mai uscirò vivo da qui... sarà solo dopo aver ripulito ogni angolo. Ogni angolo. Ottimo e abbondante. Non lo so se li ho finiti. Là è la fine, no? Quindi noi non andiamo... col cazzo, non facciamo la cazzata del millennio. È bello, eh? È bello, cioè, è veramente bello. Cazzarola, se non lo devi prendere sotto gamba. Cioè, finora si faceva easy, ma poi... a un certo punto sei... secondo me li ho finiti, però... cioè, non so come dire, non mi sento... mamma mia, mi sono messo in piedi. Sto trotterellando in piedi, lo sto facendo veramente. Secondo me li ho finiti, veramente. Sto premendo il triangolo compulsivamente, passando attraverso, cioè di fianco alle cose. Ma questa porta adesso non ci interessa. Qua. Ok. Ah, questo è un posto che conoscevamo benissimo in realtà. Dove siamo morti tante volte. A posto. Onesto. Posso costruire cose? Sì. Te ti posso costruire. Te no. Te non ce n'è bisogno. Te non ce n'è bisogno. Te non è il caso, secondo me. Anche se... facciamo di questi. Vai. Non... come lo fa? Mi pimpo questo. Ah, l'ha rimesso full, ok. Beh, non è male come cosa, in realtà. Ragazzi, ho bisogno di avere tutti i pimp possibili. Vabbè, vabbè. Ragazzi, non sto capendo se l'aria è pulita oppure no. Mi sembra strano, sinceramente. Ah, io vado alla... così, a rischio totale. Mi starebbero sparando, dai, mi starebbero sparando, realisticamente. Mi starebbero sparando. Sì, 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 sì. Là si saliva anche. Dalla scala, facciamolo. Quanti saranno stati? 20. Ok. Ok, c'è il suggerimento. Sì, 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 è chiaro, chiaro, chiaro dove dobbiamo andare. Onesto. Onesto, siccome non mi aspetto infetti, non ce ne possono essere. Direi che siamo stati bravi. Questo letto è stranamente alto. Ah, figurati. Aspettate. Ci vuole. Dopo tutte queste mazzate... quanto ci voleva. Siamo quindi a 3. Proiettili di shotgun. Direi che lì non c'è niente, sennò brillerebbe come prima, no? Impossibile non farlo, ragazzi. Impossibile non farlo. Ok, questa casa l'abbiamo ravanata. Ce ne andiamo.
questa casa adesso. Quella che conosciamo bene, dove mi andavo ad acquattare le prime volte, è lei? Che in realtà paradossalmente bisognerebbe farlo ancora più lentamente. Perché sto un po' affrettando, questo è veramente ottimo. Ah, questa non aveva un basement. Ok. Facciamo quest'area qui, forse non c'è nulla, poi facciamo la casa dove mi acquattavo all'inizio e abbiamo finito. Buonissimo. Ottimo. D'altra parte, se bisogna sopravvivere, è abbastanza inevitabile. Direi nulla. Andiamo nella casa dove tante botte prendemmo. Ok. Andiamo sotto. Buono. Non queste. Buonissimo. Vediamo. Stiamo tornando quasi ai fasti precedenti, tutte queste mazzate. Qua c'è uno di quei cassonetti trasportabili. E questo mi dà da pensare, ma probabilmente serve solo per salire in modo dinamico da lì. Perché dovrebbero darmelo? Perché no? Ok. Secondo me, beh, sicuramente abbiamo lasciato indietro della roba ora. C'è un limite anche a quanto possiamo e vogliamo impazzire, direi. Questa casa l'abbiamo già visitata, giusto un controllo, ma direi di sì. Sì, sì, è lei. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto e siamo messi così. Siamo messi bene, dai. A livello di proiettili, non benissimo. L'unico che io per un po' mi dimentichi lo shotgun. Allora, abbiamo già ipotizzato che si uscisse di qua, esatto. 10 minuti di ravanaggio buoni li abbiamo fatti, però d'altra parte. Le abbiamo usate di munizioni. Porca troia. È che uso proprio le munizioni che lui dispensa di meno. Aspetta, facciamo così. Ok, così ci fulliamo. Molto bene. Ma se siamo al massimo con quella roba lì, è una cosa positiva, no? Siamo sicuri che non lo posso caricare più di così? Sì. Va bene. Imo. What? Ragazzi, no, lo facciamo la prossima volta. Mercoledì partiamo da qui. Peso, quante mazzate, però dai, sono mazzate belle, devo dire che è veramente notevole. Che bot! Affrontano, insomma, Psycho Steiner. Domani alle 16, Simon, povero. Grazie mille, ragazzuoli, ci vediamo domani. Ciao ragazzi.